Prima di parlare del calcio italiano, delle sue molte miserie e delle sue poche nobiltà, diamo un'occhiata a quello che succede al calcio internazionale, al suo rapporto con la politica e con il costume. Partiamo dalla retrocessione del River Plate a Buenos Aires, retrocesso dopo uno spareggio con una squadra di seconda divisione, il Belgrano di Cordoba, e così una delle più famose squadre del mondo, una delle due che hanno fatto la storia del calcio in Argentina, cioè River Plate e Boca Juniors. Boca Juniors è quello di Maradona, per capirci, River Plate è stato quello di Di Stefano e di Omar Sivori. Alla fine dell'Ottocento gli inglesi importarono il calcio in Argentina attraverso appunto una serie di passaggi interessantissimi sul piano storico, sociale, economico, politico. Dicevo, il River Plate retrocesso ha fatto sì che venisse messa a ferro e fuoco Buenos Aires, come non capitava da tanto tempo, per capirci, da altri tempi politici, da tempi in cui la guerriglia aveva altre ragioni che adesso non sto a ricordare. Fa effetto vedere che il calcio incida ancora, se non soprattutto, sulle questioni ambientali, di costume, sociali, politiche, economiche. È un bel problema lì, ma un bel problema anche da questa parte dell'oceano, se si pensa che adesso per esempio si sono schierati con i ribelli contro Gheddafi 17 giocatori famosi libici, 5 dei quali nazionali, e un allenatore molto noto in quel paese, che hanno detto che non ne potevano più di Gheddafi. Il calcio dunque funzionerà anche in questo caso da volano, da cassa di risonanza per la ribellione della parte che non ci vuole stare a tutti questi anni, a questo quasi mezzo secolo di gheddafismo? E ancora lì vicino, diciamo abbastanza vicino per capirci, per parlare di Africa Minore, in questo caso di Siria, Assad la mattina concede le amnestie e la sera, il venerdì, quando ci sono le adunate di piazze di popolo contro di lui, li massacra. E non si gioca il campionato di calcio ormai da diverso tempo, perché è troppo rischioso giocare a calcio, pensate, una popolazione ridotta così. Naturalmente della Libia si parla, della Siria no, per questioni di politica internazionale. La Libia è preziosa, la Siria è rischiosa, ed ecco qui che notizie sufficienti sulla prima, in notizie assolutamente inesistenti sulla seconda. Torniamo in Italia. Da qualche giorno sembrava che il caso italiano più interessante fosse l'allenatore dell'Inter. Poi ci si è ridotti, e non vuole suonare offensivo, a Giampiero Gasperini, che è un ottimo allenatore, però cacciato l'anno scorso dal Genoa, per dire, adesso è all'Inter per disperazione. Sembra di essere tornati all'Inter dei vecchi tempi, quello che non sapeva cosa fare con i giocatori e li cambiava come figurine. Il problema, come al solito, è la chiarezza. Perché? La vera domanda che il tifoso dell'Inter si dovrebbe fare è: perché dopo aver vinto tanto, dopo Calciopoli e via dicendo, perché non riesce a trovare stabilità? Perché non riesce a trovare una persona che faccia dell'Inter una sorta, che vuole essere proprio, diciamo, dell'Arsenal piuttosto che del Manchester United, cioè quindi un Wenger piuttosto che un Ferguson, ancora meglio, una persona che dia affidamento negli anni? Perché? Da che dipende? Dipende dal calcio italiano, dipende dalla figura del presidente Moratti, dipende dalla famiglia Moratti, dipende dalla gestione del calcio a Milano, dipende da Berlusconi, da che dipende che non si riesca a trovare figure di continuità per gestire il calcio? Probabilmente è tutto il calcio italiano che non va, lo dimostreranno adesso le prossime sedute di Palazzi, che interrogherà per la Federcalcio, per la Procura federale, i coinvolti in scommettopoli, come si dice senza fantasia. Nel frattempo continuano a lavorare le procure di Cremona e di Napoli, e vediamo se sortisce qualche cosa. Certo, noi ci aspettiamo molto, visto adesso l'attualità dei giornali, dalle intercettazioni, ma non solo le intercettazioni delle scommesse, come comunemente si è indotti a ritenere, ma soprattutto le intercettazioni di Bisignani. Bisignani parla di tutto, ha parlato delle Olimpiadi del 2020, ha parlato della possibilità di Letta, non Letta, per le Olimpiadi del 2020, ha parlato con un alto funzionario della Rothschild, l'advisor per la cessione della Roma da Unicredit agli americani.
volete che non salti fuori qualcosa sulle scommesse, sul calcio? Ma scusate, basta avere un pochino d'orecchio, secondo me il Bisignani di qualcosa, anche solo per millantare di qualcosetta, avrà parlato. Quindi io mi aspetto di sapere qualche cosa di più. Chiedete al Bisignani, cari sostituti, quando interrogate, se lo reinterrogherete, chiedetegli qualche cosetta, se sa qualcosa dell'eccezione della Roma, qualcosa di più, qualcosa di come è andato l'ultimo campionato, qualcosa sul potere calcistico. Secondo me Bisignani sa, Bisi, volete che Bisi e Risi non sappia, ma sa, certo che sa. E questo per quel che riguarda il calcio italiano. Nel frattempo, calcio mercato che impazza, nessuno ha una lira, però tutti dicono di voler investire decine e decine di milioni di euro. Io sono affascinato da questo, come se le squadre dipendessero da questo e non invece da una loro buona organizzazione, un buon vivaio, un buon staff societario, un tecnico su cui si punta perché ci si crede, non perché è l'ultimo rimasto sul mercato. Insomma, voglio dire, una serie di cose, di questioni che sembrano troppo serie per questo calcio. Quindi lasciamo il calcio per un momento, che così ci annoiamo meno, andiamo all'automobilismo. Finalmente abbiamo visto un gran premio di Formula 1 a Valencia, che sembrava un gran premio con 24 bolidi che sono arrivati al traguardo. Alonso, che ha fatto la sua parte, è arrivato secondo. Vettel, che di gran lunga è il migliore, c'ha la macchina migliore, fino all'altro ieri o fino a qualche anno fa un semi sconosciuto, uno giovanissimo che sembra destinato a mangiarsi tutta l'eredità di Schumacher e tutto il fascino di Schumacher. Vettel in questo momento è una specie di semidio della Formula 1. Altre cose, il tennis, beh sì, c'è una cosa bellissima, pensare, c'è una francese adesso agli ottavi di Wimbledon, Marion Bartoli, un italo-francese, che ha fatto segno al padre, il suo allenatore, Walter Bartoli, di andarsene via dalla tribuna, perché gli dava fastidio. Ora, questo io trovo questo un episodio meraviglioso di affrancamento della ragazza tennista dal proprio genitore allenatore. Che sia un segno dei tempi, che finalmente le nuove generazioni si stiano affrancando da genitori che gli hanno fatto quasi solo danni, boh, speriamo.